Benvenuti, quest'oggi parleremo delle trazioni lavorando sulla sbarra e sugli anelli. Ringrazio i ragazzi di CrossFit Perugia per l'ospitalità e iniziamo a lavorare. Con l'aiuto di Marta e di Michele Rancini, campione juniores, anzi argento juniores nella categoria sotto i 74 kg di powerlifting con la Federazione Italiana di Powerlifting, iniziamo a vedere come sarà la posizione iniziale. Quindi iniziamo semplicemente ad appenderci. Le braccia saranno larghezza delle spalle, non più larghe o poco più larghe. E 1, 2, 3, sotto. Voglio in un momento iniziale le scapole che siano completamente rilassate, cercando di non oscillare, e i gomiti completamente distesi. Scendete pure. Possiamo adottare la stessa identica posizione anche in una presa supina, quindi con i palmi rivolti verso di noi, 1, 2, 3, sempre con la stessa larghezza. Le scapole anche in questo caso vanno lasciate rilassate. Questa presa può risultare in una fase iniziale un pochino più delicata per chi ha problemi di limitazione nelle scapole o nei gomiti o addirittura anche nei polsi, perché pone tutto l'arto superiore, scendete pure, in una posizione di extra-rotazione che può non essere usuale per tutti. Adesso che abbiamo stabilito la posizione passiva, vediamo com'è la posizione attiva. Quindi in questo momento andiamo solamente a far lavorare le scapole cercando di non piegare i gomiti. Quindi partiamo con una presa prona, 1, 2, 3 e in su. Partiamo sempre dalla posizione passiva e cerchiamo di salire con le scapole, mantenendo i gomiti completamente distesi. Se possibile, i gomiti dovrebbero ruotare verso avanti, scendiamo pure, e facciamo un'altra, e ruotare all'esterno quando siamo in posizione passiva ancora. Quindi ruotare leggermente i polsi, senza aprire il petto, e giù di basso. Stop, più scendo. Cerchiamo sempre giù. Cerchiamo sempre di rimanere, di fare una pausa di almeno 2-3 secondi nella posizione alta del movimento per cercare di rinforzare più i muscoli che sono, addetti alla depressione delle scapole, trapezio inferiore, gran dorsale e anche i fasci medi del trapezio con i rondelli. Chiaramente, siccome l'importanza della presa è primaria, abbiamo bisogno che essa non scivoli, quindi useremo del carbonato di calcio, della magnesite, per sporcare il palmo semplicemente, senza esagerare. L'importante è coprire più o meno l'intero palmo. Iniziamo ora con la fase di tirata vera e propria, anche da parte delle braccia, soprattutto da parte delle braccia. Iniziamo con una posizione supina che di solito, anche se, come dicevo prima, può causare problemi per chi ha restrizione alla mobilità, è più facile e può aiutare a generare più forza in una posizione in un momento iniziale. Quindi partiamo, braccia saranno sempre larghezza delle spalle, 1, 2, 3, su. Partiamo sempre stabilendo la posizione rilassata, lavorando poi ad attivare le scapole e iniziando la tirata da parte delle braccia, portando i gomiti al fianco su, rimanendo, cercando di toccare e scendendo lentamente. Facciamone un'altra, ma Michele, aspettami. Giù le scapole, su, scapole, su, fermi in cima, stop. Chiudiamo i gomiti a fianchi, scendo lento. Giù le scapole, cerco di non sollevarle mai. E giù riposo, stop. Passiamo ora alla presa prona, sempre larghezza delle spalle e facendo sempre attenzione al movimento delle scapole. Chiaramente questo movimento è più difficile, richiede maggiore forza, sarò costretto a dare una mano a Marta, mentre Michele speriamo che ce la faccia da sola. 1, 2 e su. Iniziamo senza dondolare, scapole morte, attivando le scapole, iniziando la tirata da parte delle braccia. Portando al petto, devo sempre toccare qualcosa e scendo lentamente, tenendo le scapole sempre abbassate e alzandole solamente alla fine. Un'altra, scapole, braccia, inizio, scapole giù e scendo lentamente. Piano giù le scapole e riposo.
Sempre attenzione deve essere posta al cercare di toccare una parte della sbarra al nostro corpo per avere un punto di riferimento. Se io non tocco e mi baso più o meno sull'arco di movimento, non sarò mai certo di fare la stessa lunghezza di ripetizione. Una volta arriverò qua, una volta arriverò qua, una volta arriverò qua. Cerchiamo sempre di stabilire come base, per esempio, per chi ha un pochino di problemi, il collo, parte centrale del collo. Per chi è più forte, la parte alta dello sterno. Per chi è ancora più forte, potrà addirittura arrivare ai capezzoli, però cerchiamo sempre di darci uno standard. Come quando facendo la panca, tocchiamo ogni volta il petto nella stessa posizione, la stessa cosa deve essere adottata quando facciamo le trazioni a sbarra. Andiamo ora ad insegnare a vedere le trazioni usando gli anelli, che richiedono un tipo di presa molto particolare che viene chiamata presa carpea o detta anche presa falsa, e per questo avremo bisogno di ingessarci in maniera particolare. L'obiettivo è cercare di sporcare questa parte del polso, che sarà quella che andrà a contatto con l'anello, e anche il resto del palmo, che chiaramente prenderà effettivamente l'anello. Si chiama l'operazione con entrambe le mani e anche sul palmo, e iniziamo ad afferrare gli anelli. Vogliamo prenderli in un primo momento in alto, entrambi in alto, per poi chiudere la presa, far scendere i polsi e poi appenderci effettivamente. Quindi leva le mani, fai ruotare i polsi e gli anelli fino a che non li ritrovi a posizione bassa con i palmi che si guardano. Lentamente andiamo a mettere il carico sulle braccia e ci lasciamo scendere, mantenendo il contatto del polso nella posizione finale. Solleva i piedi, per favore. Nella posizione finale le mani andranno girate in fuori, le scapole saranno sempre rilassate, e questa è la posizione iniziale da tenere per le trazioni agli anelli. Stop. Il procedimento sarà lo stesso per le trazioni alla sbarra. Quindi iniziamo stabilendo la posizione passiva, andiamo ad attivare le scapole ed iniziamo la trazione ruotando gli anelli verso di noi, toccando gli anelli alle spalle ogni volta e scendendo. I gomiti per adesso punteranno in avanti per aprirsi solamente nella fase iniziale, insieme al movimento delle spalle e delle mani. Dai, partita. Vai. Facciamo vedere una serie da almeno 3 o 4 ripetizioni con Michele. Inizio, polsi, chiudo i gomiti, carico, le mani vanno girate in fuori, le scapole sono rilassate, inizio attivando le scapole, chiudendo i gomiti, portando gli anelli alle spalle con i gomiti sempre abbastanza chiusi, allungando lentamente, ruotando le mani, scapole salgono, ancora, scapole, petto sale, esatto, petto che sale, chiudo i gomiti, boom! Lentamente scendo, chiudi un pochino più i gomiti e allungo, fammene un'altra scapola, ruoto i palmi verso di me, chiudo i gomiti, lentamente scendo, sempre tenendo il petto aperto, le scapole distese, abbassate e riposo. Andiamo ora a analizzare come possiamo eseguire le trazioni usando una corda. Non ci interessa adesso vedere in una maniera più economica di salire velocemente una corda, quindi che sarebbe quella di usare chiaramente anche le gambe per faticare meno solamente con le braccia, e usiamo Matteo per vedere come possiamo fare le trazioni alla sbarra, alla corda. Stendi completamente le braccia. Quindi l'azione in questo caso sarà alternata: mentre un braccio sta tirando, l'altro si allunga completamente cercando l'appoggio più lontano possibile, e di eseguire la trazione in maniera, diciamo, unilaterale, mentre l'altra funziona da scarico. In maniera ancora più faticosa possiamo partire seduti per terra con la corda in mezzo alle gambe in una posizione di squadra, e il movimento e l'azione delle braccia sarà sempre la stessa. Ovviamente in questo caso anche l'azione della muscolatura addominale sarà più importante e l'esercizio di conseguenza più faticoso.